Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, socio responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale TLA Piper e oggi sono qui con il mio socio Alessandro Martinelli e abbiamo come ospite Alessio Cicolari, CEO presso AK Informatica. Grazie Alessio di aver accettato il nostro invito. Giusto per ricapitolare, il 29 aprile i funzionari si sono presentati presso una delle due sale LAN e hanno sequestrato gli apparecchi che erano lì installati, quindi semplicemente computer, ma anche simulatori di gioco per svolgere l'attività che viene comunemente chiamata come attività di e-sports, quindi videogioco competitivo. Ce lo racconti dal tuo punto di vista cosa è successo e come l'avete vista voi dagli occhi di chi non si aspettava una cosa del genere, no? Sì, come hai detto tu, una copertura mediatica che avrei preferito per altri temi, però diciamo che se deve essere così per diciamo, essere il primo passo per andare a normalizzare o regolarizzare un mondo che di fatto è una realtà in Italia, ben venga. Diciamo che il venerdì, appunto il 29, c'è stato questo accesso ispettivo da parte della DM e diciamo che il più verteva sull'utilizzo dei computer, richieste su come venivano utilizzati, come venivano, diciamo, collegati, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, molto sulla parte di spiegazione tecnica, che ovviamente per noi è molto banale, però evidentemente per chi effettuava l'ispezione non lo era. Al momento non avevo molto capito cosa sarebbe successo, perché nonostante lo continuassi a chiedere, non c'era una, diciamo, una specifica risposta e ci siamo trovati a avere l'ispettore con questi sigilli da mettersi con i nostri computer e da lì l'iter, appunto, che è abbastanza noto ultimamente in rete, dove abbiamo chiesto, diciamo, supporto della community per non tanto per ribellarsi, ma per far girare un attimo la voce, perché purtroppo, come capita spesso in Italia, realtà magari piccole o non politiche, o comunque che non hanno una rilevanza nel mondo globale, diciamo, dell'audience globale, faticano a uscire dalla nostra nicchia. E mi sono trovato, diciamo, compiaciuto del fatto che la community gaming, per una volta in Italia, è stata unita e compatta, si è fatta sentire pesantemente per questo tipo di attività, e da lì a poco, appunto, siamo stati contattati da varie cariche politiche, da vari, diciamo, facilitatori che si sono proposti, appunto, di perorare la nostra causa e di portare avanti innanzitutto un controllo di quello che è stato fatto, per capire se c'è stata forse un'esagerazione nelle modalità, ecco, che, diciamo. Scusa Alessio, ti faccio un passo indietro per dire a chi non ha tutto il quadro normativo cosa vi hanno contestato. Il punto di vista di ADM che emerge dal verbale è che loro hanno associato gli apparecchi di gioco che tu avevi nella sala, che sono semplicemente dei computer, al massimo dei simulatori che si collegano a delle piattaforme online, a quelli che vengono chiamati in un linguaggio normativo di ADM come apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, per i quali è prevista un'attività di omologazione, di certificazione, dei nulla osta e un regime normativo molto specifico. Si tratta evidentemente di quei videogiochi che vediamo in una tradizionale sala giochi. Quindi, però, correggimi se sbaglio, di fatto il punto di vista di ADM era: non esiste una categoria specifica per quello che fate voi, la categoria più vicina è quella dei vari apparecchi tra intrattenimento e vi si applica quella perché non c'è un tertium genus, giusto? Beh, diciamo che ipotizzo di sì, benché l'avessi chiesto e ripetuto più volte anche gli ispettori, non era proprio chiarissimo neanche per loro. Appunto, era, secondo me, è stata proprio
una cosa anche dubbia dal loro punto di vista, però sta di fatto che poi è stato portato avanti non soltanto da me, appunto, ci tengo a precisare, ma ad altre realtà che erano state segnalate da, appunto, dall'esposto di questo imprenditore che lavora nel campo della Musement, quindi di altri tipi di intrattenimenti, che appunto loro devono seguire queste normative piuttosto stringenti e, a mio avviso, anche abbastanza esagerate per i tipi di giochi di senza vincita in denaro, insomma, i vari giochini che ci sono anche nei centri commerciali per i bambini, no? Non ero neanche pienamente al corrente di tutte le normative che bisognava seguire per quel tipo di apparecchi, proprio perché da sempre non sono mai stati considerati i computer come tali, perché altrimenti, come ho spiegato agli ispettori, si aprirebbe un mondo nel quale qualsiasi computer messo in un luogo pubblico potenzialmente dovrebbe stare sulla stessa normativa. E di fatto seguire un iter di omologazione, certificazione, eccetera, come loro pretenderebbero da noi, vorrebbe dire l'impossibilità di utilizzarli, visto che già di fatto definire che non possono essere collegati alla rete telematica, così recita la legge, sarebbe di per sé impossibile, visto che tutti sanno che i giochi attuali, 99%, funzionano con un meccanismo client-server e di fatto renderebbe impossibile l'omologazione di questi dispositivi. Quindi se anche la legge si applicasse, sarebbe impossibile da applicare. No, assolutamente. Il punto importante è segnalare che di fatto voi quello che mettete a disposizione è un'interfaccia rispetto a queste piattaforme. Il gioco risiede sul server del cosiddetto publisher, e le postazioni possono sembrare abbastanza simili a quelle di un normale internet caffè. C'è un simulatore che semplicemente fornisce dei apparecchi un po' più sofisticati per collegarsi alla piattaforma, che non viene ospitata sui computer e su cui voi non avete un controllo. Il controllo è quello del publisher, dei operatore di gioco. Quindi è sostanzialmente un gioco diverso, e assimilarlo al gioco nelle sale giochi, quindi agli apparecchi da intrattenimento, sembrerebbe dire che appunto un gioco che lo posso comprare in qualsiasi negozio o posso scaricare tra internet non è sicuro se lo si gioca in una sala cosiddetta LAN, mentre è sicuro se uno lo utilizza a casa. Ecco, si è creato questo rumore intorno alla questione, appunto perché manca una chiarezza normativa. È da segnalare che il nostro studio di Elepiper aveva fatto un'analisi della normativa internazionale applicabile agli e-sports, e esiste una forte incoerenza a livello normativo. Nessuna giurisdizione però ha introdotto un sistema di omologazione, certificazione possa essere paragonabile a quello che sarebbe introdotto qualora la normativa delle sale da gioco fosse assimilata a quella applicabile alle sale LAN. Quindi sarebbe del tutto ingestibile. Anche in Francia, che ha una normativa sugli sports, prevede un semplice notifica dei tornei di esports. Ora, tu hai parlato giustamente della community, e con la collaborazione del nostro studio legale stiamo lavorando alla creazione di una associazione di categoria. Forse Alessandro, vuoi dire un po' tu su cosa stiamo lavorando e perché siamo una cosa importante? La ritengo sicuramente, e ovviamente mi riferisco all'input correttissimo di Alessio, nel senso che Alessio nel suo precedente intervento ha segnalato la carenza normativa, il vuoto normativo e le difficoltà che operatori e amministrazione affrontano nel gestire poi questo nuovo business, perché comunque è un business in forte crescita. Riteniamo che la costituzione di un'associazione di categoria di operatori che gestiscono sale LAN e eventuali tornei sport sia sicuramente un modo per far capire, ovviamente in primis al legislatore, ma anche all'amministrazione pubblica finanziaria, che c'è veramente un settore che sta crescendo in maniera evidentissima, e Alessio ne è la prova provata.
che all'estero esistono realtà molto più strutturate che stanno facendo crescere e stanno dando evidentemente anche lavoro a tantissime persone, andare a trovarsi in una situazione come quella che sta vivendo oggi Alessio è veramente quasi inconcepibile, perché si rischia di stoppare veramente questa crescita anche per il timore di investitori che eventualmente possono voler sponsorizzare gare, piuttosto che insomma si va a creare veramente un danno più grande di quello che può essere magari la sanzione amministrativa perché manca un'omologa sul PC. Il boomerang, l'effetto negativo che possono ottenere determinate operazioni da parte dei monopoli, ma ripeto, per il dubbio interpretativo, potrebbero generare veramente un danno grave e irreparabile. E Alessandro, quindi l'associazione è un po' a questo senso, cioè cercare di far capire che c'è dietro un qualcosa che sta crescendo e che lo si vuole fare in maniera corretta, in base a quello che prevederà poi la legge, e in maniera assolutamente professionale. Quindi lo spirito è da sposare. Il punto che hai toccato tu è molto importante, perché in questi giorni diciamo che non l'ho evidenziato abbondantemente, ma questo tipo di operazioni ci mettono in difficoltà anche contro i nostri competitor europei, con i quali normalmente già diciamo lottiamo daily per le attività che facciamo, appunto e-sport in giro per l'Europa, soprattutto nel motorsport. E non nego che avere questo tipo di problematiche lato clienti non possa creare dei problemi, perché ovviamente se uno dei nostri clienti automotive dovesse mai ravvisare qualche problema nell'operare con un operatore italiano, preferirebbe sicuramente un operatore francese. Questo sicuramente implica altre problematiche, penso a livello legislativo, però non vedo perché un operatore del mio settore deve essere vessato da normative che mi mettono in problemi contro i miei competitor europei, quando mi pare la comunità europea dovrebbe fare l'esatto opposto. No, assolutamente, il fenomeno degli sports è internazionale per sua natura, creare una normativa locale che consente soltanto ai giocatori in Italia di giocare creerebbe uno svantaggio competitivo. Del resto un quadro normativo già c'è, perché la normativa a tutela dei consumatori già è presente, i videogiochi sono già soggetti a una normativa, quindi da un lato l'esigenza è di escludere l'applicazione della normativa sugli apparecchi senza vincita in denaro, allo stesso tempo i videogiochi non sono uno sport e quindi non gli si dovrebbe applicare neanche la normativa sportiva. Non si parla neanche di deregolamentazione, perché come dicevo prima già ci sono le regole applicabili ai giochi che uno può ottenere nella propria abitazione e che anche per un'ottica di community va a giocare anche Giulio, prego. Un'altra cosa, che i titoli che utilizziamo qua hanno una sorta di certificazione, che è il PEGI, che viene dato a titoli che vengono già valutati a livello europeo con una, diciamo, una dicitura che è fatta anche per i genitori per capire da che età è consigliato utilizzare questo gioco. È la stessa idea che l'associazione che raggruppa gli sviluppatori mi ha precisato, che se un titolo ha già un PEGI è comunque un titolo safe, è già stato valutato. Quindi di fatto anche secondo me esiste già quello che norma tutto. I computer, tra l'altro, vorrei puntualizzare anche questo, pagano già varie tipologie di tasse, quali SIAE sui dispositivi di memorizzazione, sia sul computer stesso, RAE, chi più ne ha più ne metta. Quindi tendenzialmente sono tutti device che già, in un modo o nell'altro, pagano delle fee. Del resto, nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza, alcuni dei publisher di videogiochi sono stati oggetto di indagine da parte del GCM. Nella maggior parte, direi nella quasi totalità dei casi, si è concluso con certi impegni. La certificazione PEGI a cui facevo riferimento tu è volta a garantire maggiore trasparenza sulle condizioni di utilizzo e evidentemente anche a definire una fascia d'età nell'ottica di proteggere gli individui. Quindi un quadro normativo fatto di normativa primaria e anche di autoregolamentazione già c'è, non serve un ulteriore layer normativo che semplicemente limiterebbe la crescita del mercato. C'è una proposta, si parla di una proposta quindi normativa che è volta a deregolamentare, almeno questo è l'auspicio,
Non so, Alessio, qui è anche una questione di tempi, perché il mercato degli sport sta crescendo velocemente, non ci possiamo aspettare dei ritardi, no? No, assolutamente, anche perché stando in questa situazione noi stiamo già perdendo decine di mila euro ogni volta, perché è indubbio che soprattutto noi non possiamo operare, non possiamo andare a fare attività con le nostre postazioni, ben consci del fatto che le stesse non sarebbero omologate nello stesso modo con cui le abbiamo qui. Gli altri operatori che lo stanno facendo in questo momento, presumo che se venissero controllati risponderebbero delle stesse sanzioni, e quindi questo genera un problema di mercato globale a livello italiano e che sicuramente non fa bene. Per quanto riguarda, diciamo, la regolamentazione, quello che mi auspicherei, e spero che venga fatto in tempi molto brevi. Alessio, mi sa che parleremo ancora spesso di eSports Sale LAN nelle prossime settimane. Speriamo che si trovi una soluzione a breve. Vi ringrazio e alla prossima.